Pesaro è la regina d'Italia del calcio a 5, l'Italservice è campione d'Italia e lo scudetto riappare a Pesaro dopo 10 anni da quello del volley. Un'occasione che tutto il movimento sportivo provinciale aspettava, quella di poter festeggiare i campioni di casa per un risultato di prestigio come la vittoria in un campionato nazionale. Bus scoperto con tour della città e migliaia di tifosi urlanti, osannanti e caroselli fino all'alba. Il tutto con un brindisi continuo e poi tutti in Piazza della Libertà per osannare i propri campioni, dove grazie a un maxi schermo anche i più lontani hanno potuto sentirsi partecipi della cerimonia. Sul palco anche il sindaco Matteo Ricci e l'assessore allo sport Mila Della Dora, assieme al presidente dell'Italservice Lorenzo Pizza. Sono sensazioni meravigliose. Come ho detto, abbiamo così regalato un sogno alla città di Pesaro, alla regione Marche, e questa è la nostra più grande soddisfazione. È un regalo che così vogliamo donare, che vogliamo fare. Una società molto seria, giocatori vincenti non solo in campo ma anche fuori del campo, e questo penso che sia stato quel valore aggiunto in più, quell'arma importante in più che abbiamo avuto, che ci ha permesso di vincere una serie devastante contro l'Acque Sapone, la squadra sicuramente più titolata e più forte della Serie A, però siamo riusciti a vincere. È stata una notte lunga e festaiola quella organizzata dalla città per rendere il giusto omaggio agli atleti di casa per la conquista dello scudetto. Come in ogni occasione simile, si è assistito anche al tripudio della fantasia dei tifosi tra bandieroni, caschi tricolori, auto a strisce e scudetti giganti che girovagavano in lungo e in largo per la città, una città che non voleva andare a dormire. È una bella festa per i ragazzi, è una bella festa per la società ed è una bella festa per tutti noi che abbiamo partecipato a questa stagione. L'augurio è che, pur essendo riusciti a fare un colpo incredibile al primo anno di lavoro insieme, si possa continuare con sempre maggiore entusiasmo, tenendo sempre l'Italservice ai massimi vertici del futsal nazionale.